Il Sassuolo per l'Europa, la Sampdoria per la salvezza. Amici sportivi della Serie A, ma benvenuti alla Mapei Stadium e teatro di Sassuolo-Sampdoria. 34esima giornata della Serie A. Ripartire dopo le ultime sconfitte in campionato, Sassuolo e Sampdoria vogliono tornare al successo per perseguire i rispettivi obiettivi. I neroverdi di Di Francesco vogliono continuare ad inseguire il Milan al sesto posto. È cominciata Sassuolo-Sampdoria, buon divertimento con la Serie A team. Peluso, cross morbido a cercare la testa di Berardi, sbaglia Dodò, Berardi, il sinistro e la palla che sfiora il palo alla destra di Viviano. Sassuolo vicinissimo al vantaggio con Berardi. Attenzione all'errore da parte di Viviano. Rinvio di Consigli, prolunga di testa Biondini, c'è la trattenuta di Ranocchia su Berardi, giallo per l'ex difensore interista. Barreto, cambio gioco dall'altra parte per De Silvestri, buono il lancio di Barreto. De Silvestri mette giù il pallone, va con il mancino, Consigli è attento e dice di no a De Silvestri. Lancio che favorisce De Frella, in ritardo Ranocchia, poi altro calcione rifilato a De Frella di Ranocchia. Negli spogliatoi il difensore ex interista. Bersaglico, è in ritardo Dodò, ancora Bersaglico, fino in fondo, il cross teso per Barreto che rischia l'autogol e poi Viviano in qualche modo si salva. Che rischio per la Samp con Barreto che nel tentativo di rinviare il pallone in scivolata stava commettendo un autogol. Poi in qualche modo sbaglia il rinvio la Samp e Peluso da due metri si divora il gol dell'1-0. Altro pasticcio della Sampdoria. Berardi va via molto bene a Barreto, poi detta i tempi del contropiede con Duncan che serve la palla ancora a Berardi, poi per Trotta con l'esterno, Viviano in qualche modo riesce ad opporsi al tiro di Trotta, grande parata di Viviano. Entra in area Muriel, lascia sul posto Cannavaro, poi prova la conclusione, è bravissimo, consiglia di dire di no a Muriel, che fiammata del colombiano. S'accentra Sansone, lo scarico per Magnanelli che prende la mira, prova Magnanelli, vola Viviano a dire di no al tiro del capitano del Sassuolo. Preciso il passaggio di Duncan, Bersaglico, palla sul mancino, cross teso per Acerbi, poi Viviano in qualche modo in due tempi. Ancora Sansone, le finte di Sansone, poi prova il destro e Viviano ancora una volta si supera e devia in angolo il tiro di Sansone. Entra in aria Berardi, poi fino in fondo c'è il tocco forse di Krstičić ed è così, calcio di rigore per il Sassuolo e cartellino giallo per Krstičić. Va Berardi, Viviano gli dice di no, spreca tutto Berardi, Viviano si oppone alla grande e tiene in vita ancora la Samp. Palla arriva a Cannavaro ma non c'è più tempo, finisce qui al Mapei Stadium. La Samp resiste in 10 uomini dal 27esimo minuto di gioco e porta a casa un punto preziosissimo per come si erano messe le cose.